Ragazzi, eccoci per un'altra avventura, oggi in compagnia dell'amico Christian che è là, che sta salutando. E vediamo un po' se esce qualcosa di interessante. Ci rivedremo, ci risentiremo al primo target, importante chiaramente. Ciao ragazzi. Qui sono quasi nel bosco e qua è uscita una bella fibbiettina intera, ragazzi. Questo credo che sia militare, qualche zaino. No, 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 però non credo perché è lavorata. Bella. Spettacolare, ragazzi, intera. Bella, bella. Ok, dai, si va avanti. C'è un target. Questa dovrebbe essere una maniglia. Qui c'è lo snodo, qui c'è l'attacco a vite e una vecchia maniglia in rame. Bella. Ok, dai. Christian sta parlando col proprietario del posto. A dopo ragazzi. Ragazzi, io e Cristian siamo entrati in questo boschetto bello fresco e qualcosa sta uscendo. Cristian, eccolo là. Dov'è? Là. E qui ho visto che c'è una monetina. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Credo che sia un Vittorio Emanuele, Spiga. E vabbè. Dico e vabbè perché di questo ormai ne ho a camionate. Eccola qua. 5 centesimi Spiga. Si va avanti, dai. Sempre nel bosco. Ragazzi, qua, se non sbaglio, dovrebbe essere un lucchetto, un vecchio lucchetto, visto così. Vediamo. Sì. Spettacolo, ragazzi. Un vecchio lucchetto. Di questa forma di cuore, non ne avevo mai trovati, rettangolari, quadrati, ma a forma di cuore proprio spettacolo. Questo gli darò una bella pulita e lo metterò nella mia collezione. Bello. Veramente bello, dai. Avanti ragazzi. Ecco fatto leva col coltello da scavo. Eccoli, c'è qualcosa. E ci sta facendo compagnia il lumacone. Lasciamolo tranquillo, eh.
monetina, credo che sia, sapete che a me piace indovinare, no? Questo credo che siano 5 lire. Eccola lì. Eccolo qua, 5 lire. Lo vedete il delfino? Ok. Si va avanti, ragazzi. Non per molto, eh. Bella panoramica della zona e andiamo in buca. Guardate cosa c'è che ci aspetta. Qui c'è un fregio dell'arma dei carabinieri. Non ho ancora ben capito cos'è. È qualcosa sicuramente di particolare. Questo è da pulire bene, dai. Molto interessante, molto particolare. Stupendo, ragazzi. Andiamo avanti. Ragazzi, andiamo da Christian perché mi sa che ha trovato ancora qualcosa di bello, come l'ultima volta. Forse questo è ancora più bello. È un bel bottone. Guarda, l'ho Bottone, tolto da ragazzi. quel buco qui. Guardate Ma ci ha detto tutto a distanza. qui che bello stampino che Vediamo. c'è. Lo stampino, lo vedete qua? Sì. Giusto per far capire. Ed ecco il bottone Porca che troia, io ho già pulito. mi sa che è proprio oro. Eh? Sì. Fantastico, eh? A guardare l'aquila mi sembra americano. Porca tutta, ragazzi, mi sa che è proprio oro questo. Come luccica, lì l'è già pulito Sì, l'ho chiaramente. pulito adesso. Guardate. Ma è solo una lamina, però io al Sì, momento pensavo eh sì, fosse perché qua pieno. no. Ah, ci sono delle scritte anche dietro. Sì, è Beh, poi questo segnato anche si dietro. può identificare, ma È bello, questo è ancora più bello dell'anello dell'altra volta. eh? Porca Bellissimo. puttana. Poi laggiù profondo, è uscito così Vabbè, mettiamo a pulito, fuoco. eh? Così pulito è uscito. Così, ok, messo a fuoco. Bello, secondo me è un bottone americano. E notare che l'ho trovato sotto un palo della luce in un angolo di un campo dove non diresti mai che ci siano dei bottoni. Perciò, ragazzi, qua c'è da far passare tutti e Eh bene sì, questi terrazzamenti, dedicare il tempo che è quel campo serve. qua. Guarda, Qui abbiamo, Paolo, siamo appena entrati. Cazzarola, più lo pulisco. che È bello. bello. Così bello non l'ho mai trovato un Ragazzi, bottone. wow, caputtana, Bello. che bello. Ultimamente il Christian lavora di... Di culo. Porca troia. Figa. Bravo Christian. Bello. Cazzo grande. Bello, dai. Lady.